Sì, magari dimenticavo di dire che portando gli stick in basso verso il centro andrete ad attivare le eliche, i motori del drone che sembrano funzionare tutti fantastico! Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, oggi in compagnia del nuovo Xiaomi Mi X8 SE 2020. Finalmente è arrivato. Quanto atteso questo drone, ragazzi? Penso più del DJI Mavic Air 2. Ma perché? Beh, il motivo è presto detto. Si tratta del nuovo drone di Xiaomi Mi che aggiorna completamente la precedente versione 2018 che vedete qui dietro alle mie spalle, con alcune caratteristiche abbastanza importanti, mantenendo però lo stesso prezzo molto interessante e sicuramente allettante della vecchia versione. Parliamo infatti di un drone semiprofessionale venduto a meno di 400 euro e a cui non manca davvero nulla, a parte i sensori anticollisione. Ecco, quelli non ci sono nemmeno in questa nuova versione, quindi se vi interessano i sensori anticollisione in un drone, questo probabilmente non fa il caso vostro. Se invece vi interessano foto e video di ottima qualità spendendo relativamente poco con un drone affidabile in volo, state a vedere cosa c'è qui dentro. Iniziamo quindi con il nostro classico unboxing. Questo pacco proviene direttamente da Banggood, dai magazzini europei dello store cinese. Lui l'ho comprato esattamente il 4 aprile. Come Michele, più di 2 mesi per ricevere un drone? Sì, ho atteso molto, l'ho comprato, l'ho pagato di tasca mia, ma secondo me ne valeva davvero la pena per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo unico per questo drone. E sicuramente anche molti di voi che avete acquistato questo drone dopo di me state ancora aspettando che vi arrivi a casa. Questo ritardo è dovuto in parte ai problemi che stiamo attraversando in questo periodo, non sto nemmeno tanto a spiegarvi, ma anche all'incredibile successo che ha ricevuto questo drone nella sua fase di preordine. Pensate che solo su Banggood sono stati raggiunti gli 8.000 preordini in meno di 2 mesi, una cifra davvero assurda per un drone che non sia DJI. Ora però l'importante è scoprire se questa attesa sarà ricompensata oppure no. Mi X8 SE versione 2020 e confrontiamo subito la confezione con quella del precedente modello. I video arrivano sempre alla risoluzione massima 4K 30 fps HDR, ma sulla nuova versione abbiamo una nuova ottica che, almeno per quanto detto da Fimi, permette foto e video di maggiore qualità. Gimbal meccanico a 3 assi, bracci ed eliche pieghevoli, funzionalità di volo smart compreso il Follow Me e l'Active Track, 5 km di range di controllo che diventano 8 sulla nuova versione. Infatti il Mi X8 SE 2020 monta un nuovo sistema radio che permette di raggiungere distanze maggiori con maggiore qualità del segnale video sullo smartphone. Infatti questo è stato uno dei principali problemi della versione precedente 2018 che sembrerebbe essere stata aggiornata, fissata sulla versione 2020. Ovviamente non mancherà un bel range test. Autonomia di volo di 33 minuti sulla vecchia versione che diventano 35 sulla versione 2020. Sistema di posizionamento GPS più VPU che sulla nuova versione è stato aggiornato. Ho già visto qualche video in rete di altri utenti che l'hanno ricevuto prima di me e l'atterraggio di precisione sembrerebbe funzionare molto meglio sulla nuova versione. A parte questo, la versione 2020 è leggermente più leggera e utilizza una nuova applicazione, ma vedremo tutto tra poco. Ora andiamo a rimuovere il sigillo e scopriamo cosa ci riserva il nuovo Mi X8 SE 2020. Abbiamo come al solito due manuali di istruzione, uno per la garanzia, l'altro invece per il funzionamento vero e proprio del drone. E ragazzi, questo leggetelo perché sono poche pagine, è scritto in inglese, quindi è facilmente comprensibile e
vi spiega come caricare le batterie, come caricare il radiocomando, come accoppiare eventualmente il drone al radiocomando, come montare le eliche, ed è presente anche il QR code per scaricare l'applicazione, lo trovate qui sopra, eccolo qui in ultima pagina. Mi raccomando, scannerizzatelo o aprite il Play Store di Google e scaricate la nuova applicazione Fimi Navi 2020. Ho già ricevuto alcune lamentele di utenti che si lamentavano appunto che l'applicazione non funzionasse sul Fimix 8 SE 2020, per scoprire poi che utilizzavano ancora la vecchia applicazione. Per favore, leggetevi questo manuale. Tra l'altro il QR code è riportato anche qui sopra, quindi davvero non avete scuse per lamentarvi che non trovate la nuova applicazione. Comunque troviamo riportato anche il contenuto della confezione, che è abbastanza essenziale. Andiamo a vedere. Innanzitutto questo è il nuovo Fimix 8 SE 2020, che anche questa volta arriva senza la protezione per il gimbal. Fimi, cosa ci spendi? Forse qualche centesimo a montare un pezzo di plastica qui davanti? Non si può vedere questa cosa così arrangiata. Vabbè, anche questa volta nessuna protezione, ma mettiamo da parte il drone, vediamo cos'altro troviamo nella confezione. Un po' di accessori vari, ovvero tre eliche di ricambio, il radiocomando, altre tre eliche di ricambio, per un totale quindi di tre coppie e sei eliche totali di ricambio. Il cavo di alimentazione, che incredibilmente ha la presa italiana, il caricabatterie intelligente, che ho letto essere stato migliorato su questa nuova versione. Come sempre l'attacco è proprietario per le batterie esclusive del Fimi X8 SE. Dovrebbero essere compatibili anche le vecchie batterie con il nuovo, ma non ne sono sicurissimo, vi farò sapere magari in un prossimo video. E infine la solita triade di cavetti per connettere il radiocomando allo smartphone: USB-C, Lightning e micro USB. E non abbiamo davvero nient'altro. Iniziamo andando a scoprire insieme il radiocomando. Secondo me il radiocomando del Fimix 8 SE è uno dei migliori per quanto riguarda l'ergonomicità. Si dice così? Spero di sì. Perché si tiene davvero molto bene in mano, i materiali sono di ottima qualità, qui sui lati è anche gommato, quindi il grip migliora, e inoltre lo smartphone posto al centro permette una visibilità e comodità di lettura che secondo me non è permessa né dai radiocomandi classici con lo smartphone in alto, né tantomeno dagli scomodissimi radiocomandi con lo smartphone in basso. È una sorta di radiocomando 16 noni, prendiamo l'esempio delle televisioni, avrete tutto sulla stessa linea visiva, sia l'FPV dello smartphone, sia i controlli, gli stick e anche i vari comandi. Troviamo come sempre i due stick posti qui sul lato e possono essere avvitati facilmente in questo modo. Gli stick di controllo offrono una buona resistenza e anche il ritorno della molla, come vedete, è molto veloce e preciso. Questo si traduce in una manovrabilità e precisione del drone molto buona. La parte centrale è in grado di ospitare smartphone o tablet fino agli 8 pollici circa, forse qualcosina in più. Oltre gli stick di controllo troviamo anche questo piccolo analogico stick con vari comandi personalizzabili per il drone, il tasto di decollo e atterraggio automatico, il tasto di accensione con i 4 LED che indicano lo stato della batteria del radiocomando, che come vedete arriva già carico, la levetta per abilitare il ritorno a casa automatico o il volo libero, chiamiamolo così, arriva con il ritorno a casa automatico abilitato, quindi dovrete spostare la levetta a sinistra per volare. In alto troviamo le due rotelline, la ghiera di sinistra serve per regolare l'angolazione del gimbal, invece quella di destra serve per regolare l'esposizione manualmente. Dietro invece abbiamo i due tasti per scattare foto e registrare video. Le due antenne su questo drone sono entrambe reali, quindi devono essere angolate verso il drone. La batteria da 3900 mAh 3.7 V è incorporata e ricaricabile tramite questo sportellino posto
nella parte inferiore del radiocomando, dove troviamo l'ingresso di ricarica e l'ingresso USB per collegare il radiocomando allo smartphone tramite questa piccola canalina. E arriviamo ora al drone, che come dimensioni è praticamente identico, anche come aspetto, al modello precedente. È talmente uguale che sarà meglio segnarmi qual è il modello 2020 per evitare di confondermi magari durante la recensione o la comparativa. Qui in alto abbiamo la batteria con il tasto di accensione, che ci serve anche per monitorare lo stato di carica. La batteria arriva con 3 LED su 4, quindi parzialmente carica, o per meglio dire è in storage, quindi prima di volare ricaricatela, e viene rimossa tramite i due ganci laterali. Vediamo se è uguale alla precedente, direi proprio di sì. Si tratta infatti di una 4500 mAh. E già che l'abbiamo spogliato, vediamo se è presente la marcatura CE. La marcatura CE è presente, eccola qui, ovviamente non è Cina Export, ma è comunità europea, ma purtroppo non è presente la marcatura di EASA, esattamente come il Mavic Air 2, ancora niente. Vi faccio notare il particolare della data di produzione. Questo Fimix 8 SE 2020 risale a marzo 2020. Questo ad indicare che questo drone non è stato prodotto ieri, ma sono già passati 3 mesi dalla sua produzione, quindi questo significa che i ritardi non sono dovuti al produttore o allo store, ma probabilmente da qualche altro problema, come magari il virus. Qui dietro troviamo il logo ormai classico della Fimi, bello rosso, con i 4 motori brushless in linea. Molto molto belli, potenti, permettono di resistere fino a vento di livello 8. Ora non so bene a cosa corrisponda livello 8, però se è come il modello precedente, resiste anche a vento molto sostenuto. Andiamo ad aprirlo. Il meccanismo dei bracci è sempre molto solido, con questo scatto davvero ben fatto. Rimuoviamo la protezione, oddio, chiamarla protezione gimbal forse è un po' troppo, e andiamo ad accenderlo premendo una prima volta e ripremendo tenendo premuto il tasto di accensione. Eccolo qui. Nel mentre che lui si accende, voglio andare ad accendere anche il modello 2018. Voi direte perché? Ve lo dico tra poco, ragazzi. Troviamo i LED di segnalazione posti nella parte posteriore del drone e anche nei due braccini anteriori. Un LED è rosso e un LED è verde. Per uno strano scherzo del destino, il drone è praticamente la bandiera italiana. Sulla parte laterale destra troviamo un piccolo scompartimento. Forse dovrei spegnervi questa luce perché bianco su bianco forse non si vede davvero nulla. L'ingresso per la micro SD. Come sempre io vi consiglio di comprare la micro SD SanDisk Extreme Pro da 64 o 128 GB. Io uso lei per tutti i miei droni 4K ed è fantastica. Ve la linko come sempre in descrizione video. Per intenderci, le micro SD di cui parlo sono queste. Io ne ho una decina perché, credetemi, sono davvero fantastiche. Nella parte anteriore abbiamo ovviamente il gimbal con la nuova cam. Andiamo a confrontare con il modello precedente. Almeno esteticamente sono davvero identiche. Stabilizzano, gimbal meccanico a 3 assi anche sul nuovo modello, che sul precedente era ottimo, quindi penso sia buono anche su questo modello. Il gimbal è di buona qualità sicuramente, abbastanza professionale, anche i gommini sono morbidi o duri il giusto, senza esagerare. Nella parte inferiore invece abbiamo questa griglia metallica che serve per dissipare il calore, in quanto il sistema di raffreddamento è stato ottimizzato sul nuovo Fimix 8 SE 2020. È stata infatti rimossa la ventola di areazione. Ecco, questo è il 2018. Sentite la ventola? Questo invece è il modello 2020.
non sentite nulla, in quanto non è più presente la ventola di raffreddamento attivo, ma solo raffreddamento passivo tramite la griglia metallica. E in rete, solo per questo motivo, è scoppiato un vero e proprio scandalo. Ragazzi, Fimi non è stupida. Se ha rimosso la ventola di raffreddamento attivo lasciando solo quello passivo, è perché ha capito che questo drone è in grado di garantire un raffreddamento affidabile anche senza ventolina, e sicuramente è stato modificato anche la componentistica interna, magari miniaturizzata per permettere una dissipazione migliore. E come se questo non fosse abbastanza, vi ricordo che la griglia inferiore del Fimix 8 SE 2020 è metallica, quindi serve appunto per dissipare il calore. Questa griglia metallica non ce l'hanno molti droni, ce l'hanno i DJI Mavic Pro, il Mavic Air 2, non ce l'ha il Mavic Mini e non ce l'hanno molti altri droni economici come la serie Hub Sanzino. Troviamo anche il sonar più l'ottica V+. Queste due componenti servono in ausilio al GPS per migliorare la stabilità del drone sia all'aperto che al chiuso. Ora però mi è rimasto il tarlo in testa, voglio scoprire qual è la vera temperatura del nuovo Fimix 8 SE rispetto al precedente modello, quindi cosa facciamo? Andiamo a misurare insieme la temperatura di questo drone nella sua parte inferiore. Ovviamente vediamo un po' col laser. Al centro abbiamo 36 gradi. Proviamo a vedere la parte più calda qual è. La parte inferiore 34, la parte superiore 37 gradi, quindi diciamo una media attorno ai 36 gradi. E questo è il Fimi X8 SE 2020, quello senza eliche per ora. Andiamo ora a prendere la versione 2018, che già in mano la sento più calda rispetto alla precedente. Andiamo a vedere su questa parte, che sarebbe la parte di raffreddamento. Vediamo. 36, 36,7, 37. Guardate ragazzi come la temperatura di questo Fimix 8 SE 2018 è di circa un grado e mezzo superiore rispetto a quella del precedente modello. E se questo non fosse abbastanza, andiamo a rivedere le temperature con uno strumento più preciso. Versione 2020, abbiamo nella parte più calda 37 gradi e 4. Ora passiamo alla versione 2018, la sua parte più calda. Come vedete abbiamo raggiunto e anche superato, a dire il vero, andate a vedere qualche secondo indietro, i 39 gradi. Quindi ragazzi, direi che non ci sono più dubbi. Il Fimix 8 SE 2020 ha una dissipazione del calore migliore rispetto alla versione 2018, nonostante utilizzino due sistemi diversi. Questo solo passivo, questo più vecchio, attivo più passivo. Sembrerebbe appunto essere stato ottimizzato questo aspetto. Ora passiamo a scoprire insieme il peso del nuovo Fimix 8 SE versione 2020. Per farlo ovviamente dovremo montare le quattro eliche per scoprire il peso a pieno carico. Attenzione, le eliche si differenziano in A e B in base al motore di appartenenza, in base a questa piccola linea riportata su solo un tipo di elica, che rivediamo riproposta sul motore. Questo significa che questa elica va montata, anzi avvitata, in quanto è presente lo sgancio e l'aggancio rapido, in questo modo. Una, due, anche questa con il segnetto, tre e quattro. Ecco fatto, facilissimo. E ora bilancia, accendiamola. Versione 2020, appoggiamola sopra, mettiamola così è meglio, e abbiamo 756 grammi. Ora passiamo alla versione 2018,
788 grammi esatti, quindi la nuova versione pesa una ventina, qualcosina in più, di grammi in meno rispetto al vecchio 2018. Dai, forse questo peso è dovuto appunto all'assenza della ventolina di raffreddamento o forse qualche componente un po' più miniaturizzata. Ora andiamo a collegare al PC il nostro ThinkPad 8 SE versione 2020, è scritto qui sopra per i più scettici. Perché sto andando a collegare il drone al mio PC? Ragazzi, ve lo spiego tra un attimo. Diamo il tempo a Windows Defender di effettuare una scansione veloce. Sembrerebbe non esserci nessun problema, non è comparso assolutamente nulla. Perché ho fatto questa cosa, ragazzi? Perché negli ultimi giorni è circolata in rete una notizia secondo cui i cinesi avrebbero inserito, non so nemmeno come dirlo, nel ThinkPad 8 SE 2020 una sorta di backdoor, un Trojan, ora YouTube mi censurerà il video, un virus per spiarci tutti, ma come avete visto il mio PC non ha rilevato nessun virus di questo tipo sul drone, quindi come sempre è l'ennesima bufala postata in rete magari da qualche fan di marchi rivali per cercare di gettare fango, per non dire peggio, su questo drone. Ora accendiamo drone e radiocomando e vediamo insieme l'applicazione. Ho montato il mio Mi Note 10 all'interno del radiocomando, che è già uno smartphone molto grande, eppure guardate quanto spazio resta, quindi davvero ottimo anche per i tablet un po' più piccoli. Ok, apriamo Fiminavi 2020, entra e siamo subito connessi senza nessun tipo di problema. Importantissimo, ragazzi, prima di volare caricate le batterie sia del drone sia del radiocomando, ve lo ripeto, e inoltre aggiornate il drone se sono presenti degli aggiornamenti. Come aggiornare? È molto semplice: accendete drone e radiocomando, collegate lo smartphone al radiocomando, inserite una buona micro SD nel drone come le già citate SanDisk Extreme Pro almeno da 64 GB, fidatevi, smartphone connesso a internet, aprite la sua applicazione Fiminavi 2020 e se sono presenti degli aggiornamenti lo rileverà automaticamente l'applicazione e l'aggiornamento sarà automatico. L'interfaccia dell'applicazione, come vedete, è identica alla vecchia applicazione, quindi non serve nemmeno soffermarsici più di tanto. Comunque il lag, il ritardo è molto molto basso, quindi buono. Non vedo squadrettamenti vari, almeno a queste distanze così ridotte, ma sul vecchio modello capitava anche a queste distanze. Proviamo ad angolare il gimbal sia in basso sia in alto. Ovviamente la velocità è tranquillamente personalizzabile, può essere anche posizionato leggermente verso l'alto. Ciao ragazzi! Allora, l'applicazione cosa ci mostra? In alto a sinistra abbiamo l'altezza del drone, la distanza, la velocità orizzontale, la velocità verticale, la VPU, ovviamente ora in quanto siamo al chiuso, quindi il GPS non funziona al chiuso, i satelliti agganciati, la qualità del segnale video, la qualità del segnale radio, la batteria residua del drone che devo ancora caricare. In basso abbiamo la mappa GPS con varie funzionalità di volo come il waypoint, il drone mode, smart track, tap fly, orbit, spiral, cinematic mode, tripod, eccetera eccetera, insomma ce ne sono davvero tanti, anche una modalità di ricerca e soccorso. Questa è una cosa davvero interessantissima. Questa striscia in basso ci mostra le informazioni della fotocamera come è stata impostata, quindi l'esposizione, l'ISO, il filtro attivo, la micro SD attualmente non presente, il formato della foto, e per personalizzare dovremo andare qui in alto a destra. Possiamo impostare tutto automaticamente oppure, se siamo un po' più professionisti, tutto manualmente, quindi lo shutter, l'ISO e anche l'esposizione. Poi abbiamo anche altri settaggi, ovviamente. Possiamo scattare foto in formato singolo, HDR, Super Night Mode, questa è una cosa nuova se non sbaglio, quindi migliorano la qualità al buio, anche se non si dovrebbe volare al buio. Foto lapse, panoramica, questa è carina, la vedremo magari in recensione. Andiamo indietro, formato foto, JPEG più RAW, vi farò vedere un po' com'è la qualità delle RAW,
bilanciamento del bianco, possiamo scegliere tra vari preset oppure impostare manualmente, colore che sarebbe una sorta di filtro dell'immagine, quindi vivido, bianco e nero, F-Log che sarebbe una modalità di scatto che permette di avere una foto molto luminosa e con molti dettagli, e anche le impostazioni della griglia, la griglia dove io non posso vivere senza la mia amata griglia. Ok, queste sono le impostazioni della fotocamera, delle foto. Ora passiamo alle impostazioni dei video. Possiamo impostare 4K massimo 30 fps, 25-24, 2.7K fino ai 60 fps, questo è importante, 1080p fino ai 90 fps e 720p fino ai 120 fps. Qualità del video che andiamo ad impostare ovviamente su alto per renderci conto un po' delle potenzialità di questo nuovo sensore, bilanciamento del bianco, colore. Ecco, coding abbiamo sia l'H264 sia l'H265 e anche questa è una caratteristica interessante e apprezzata. Qui in alto a destra accediamo alle impostazioni dell'applicazione ma anche del drone, tra cui il limite di velocità fino ai 16 metri al secondo, quindi drone abbastanza veloce, limite di distanza raggiungibile che possiamo anche rimuovere in questo modo, limite di altezza raggiungibile, questo drone raggiunge 500 metri come tutti, insomma come tutti quelli di buon livello, altezza del ritorno a casa automatico, io consiglio un ritorno a casa automatico attorno ai 60 metri in modo che il drone quando si alza per tornare indietro vada ad evitare gli ostacoli, difficilmente a 60 metri si hanno palazzi, alberi o uccelli, gabbiani, quelli non superano i 20-30 metri al massimo, quindi impostate attorno ai 60 metri per il ritorno a casa automatico. Beginner mode, ovvero modalità principiante, attivatela se questo è il vostro primo drone. Sport mode, quindi con il drone ancora più veloce, questo è l'indicatore delle interferenze, sono al chiuso eppure l'indicatore è solo a una tacca, quindi ottimo. Calibrazione della bussola, fail safe, questo è molto importante ragazzi, attenzione, RTH significa che in caso di perdita del contatto radio con il radiocomando, magari il radiocomando si scarica o cade, si rompe, oppure andiamo troppo lontani e non c'è più segnale radio, il drone con RTH attivo torna al punto di decollo. Con land invece atterra nel punto in cui si trova, quindi ragazzi attenzione. Infine, hover significa che il drone rimane in hovering stabile nel punto in cui si trova fino a quando non riprende il contatto radio con il radiocomando, e capite bene che se non riprende atterra dove si trova. Io vi consiglio di lasciare preimpostato attivo RTH. Punto home point significa che il drone considera il ritorno a casa o dal punto di decollo oppure il punto in cui si trova attualmente il radiocomando. È una cosa molto utile se magari usate il drone per farvi seguire in bici o a piedi o in moto e volete che il ritorno a casa sia esattamente dove vi trovate in quel momento e non il punto in cui siete partiti 20 minuti fa. Atterraggio di precisione, che io andrei ad attivare molto volentieri. Calibrazione del radiocomando, stick mode, modo 1, modo 2 oppure modo 3 in base al vostro gusto, alla vostra esperienza insomma. Possiamo personalizzare il piccolo stick di destra, ad esempio in alto apre la mappa, in basso alza e abbassa il gimbal alla massima angolazione, poi impostazioni del gimbal con la calibrazione e anche la velocità di inclinazione del gimbal, ad esempio questa è la velocità di inclinazione massima del gimbal che è molto più veloce rispetto a poco fa, la batteria con le tre celle, la loro carica singola, i cicli della batteria, la temperatura della batteria, poi abbiamo gli avvisi di batteria scarica, quando si attiva il ritorno a casa automatico. Ragazzi, attenzione, le lipo dei droni non devono mai essere scaricate sotto il 30 massimo 20%. Se le portate spesso allo 0%, le batterie si rovinano e potete buttarle, anzi smaltirle. Non fate mai scaricare i vostri droni sotto massimo il 20%. Dopodiché io vi consiglio di ricaricare al 100% le batterie dopo il volo e prima del volo, in quanto si tratta di batterie smart, almeno queste presenti sul Fimix 8
2018 e SE 2020, quindi provvedono automaticamente, grazie alla loro elettronica interna, a scaricarsi e andare in modalità storage attorno al 70% di carica residua. Quindi prima di volare, se volate dopo molto tempo, ricaricate la batteria. Le ultime impostazioni invece riguardano la mappa standard oppure satellite, mappa Google Maps oppure AEMAP, che sarebbe credo la mappa cinese, non so, unità metrica imperiale, update, manutenzione con i vari sensori, e questa è una cosa molto molto utile da leggere sia per il gimbal sia per il drone in sé, e infine i fly log, che sarebbe un riassunto del nostro volo con le posizioni in cui siamo andati, la velocità, sono molto utili in caso di incidente e rivalsa per la garanzia. Ok ragazzi, e questa è l'applicazione. Non è presente una memoria interna nel drone, quindi se serve obbligatoriamente una micro SD. Bene ragazzi, penso di avervi spiegato nel dettaglio come è fatto il Fimix 8 SE 2020 di Xiaomi e come funziona la sua applicazione e il suo radiocomando. Sì, magari dimenticavo di dire che portando gli stick in basso verso il centro andrete ad attivare le eliche, i motori del drone, che sembrano funzionare tutti fantastico. Ora sono davvero molto curioso di provarlo in volo. Il precedente Fimix 8 SE 2018 mi è piaciuto tantissimo, nonostante qualche piccolo difetto per quanto riguarda il segnale radio e le foto in RAW. Vedremo se con questo nuovo modello 2020 questi problemi saranno stati risolti oppure no, rendendolo un vero best buy, anche se in realtà pure del precedente è stato un grande best buy. Il motivo, ve lo ripeto, è il suo rapporto qualità prezzo. Costa meno di 400 euro, vi lascio link e coupon qui sotto in descrizione video, e riesce a rivaleggiare, secondo me, almeno per quanto riguarda le qualità di volo e la qualità della fotocamera, con droni più costosi anche della linea DJI. Come prezzo lui è molto vicino al DJI Mavic Mini, ma a mio parere non è un concorrente diretto di questo Mavic Mini, in quanto si tratta di un drone, lui semi professionale, invece Mavic Mini è più un drone pensato per i voli domenicali a brevi distanze, non avendo il Mavic Mini un segnale radio comparabile con quello del Fimix 8 SE. Lui fa anche molte più cose, ha più smart fly, ha il follow me, ha l'active track, ha le foto in RAW, ha i video in F-Log, ha i video in 4K, resistenza al vento più elevata, insomma tutte cose che mancano sul Mavic Mini della DJI. Quindi secondo me non è corretto scegliere se comprare lui oppure il Mavic Mini, sono due tipologie di droni diverse e complementari. Sarebbe più corretto comprare sia lui e in modo complementare anche il Mavic Mini, per usare lui quando lui non possiamo utilizzarlo. Spero di essermi spiegato. Bene, prime sensazioni molto positive. Drone solido, come avete visto la temperatura non è un problema, scalda persino meno del precedente modello, appunto perché la dissipazione è stata migliorata. Sono curioso di vedere in volo se è stabile, se il ritorno a casa automatico di precisione è stato davvero migliorato oppure no, e ovviamente anche la qualità delle foto e dei video. Ma per tutto questo noi ci diamo appuntamento al prossimo video. Prima però dovrete dirmi voi cosa ne pensate di questo nuovo Xiaomi Fimix 8 SE versione 2020. Vi piace quello che avete visto? Non vi piace? Lo comprereste? Non lo comprereste o l'avete già comprato? Avete dubbi o domande? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Non abbiate paura, non siate timidi, chiedete quello che volete, io sono come sempre a vostra totale disposizione. In descrizione video trovate i link per acquistare lo Xiaomi Fimix 8 SE versione 2020 con i coupon attualmente attivi, ma vi ricordo che i coupon scadono, non sono eterni, e li trovate sempre aggiornati sul nostro canale Telegram ufficiale delle offerte, Tech Best Deals, linkato anch'esso qui sotto in descrizione video, insieme ad altri link per gli accessori, batterie, eliche e altri droni consigliati, link per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e link per il nostro canale Instagram. Entrate numerosi. E infine amici, se questo video vi è piaciuto e volete supportarci, ci basta come sempre un like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito. Detto questo, noi ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi e buon volo!